scuole molisane sono state premiate questa mattina a Campobasso nell'ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro. L'Istituto Superiore Pertini Montini Cuoco di Campobasso, l'Istituto Alberghiero di Termoli e l'Istituto Boccardi Tiberio di Termoli. Alternanza scuola-lavoro, tre progetti, tre scuole premiate dalla Camera di Commercio. Dottoressa Rossella Ferro, la Camera di Commercio vicino ai giovani. Sì, la Camera di Commercio ha aderito a quello che è un programma nazionale voluto da Union Camere e chiaramente dal sistema paese, che vuole investire molto sull'alternanza scuola-lavoro e come strumento sappiamo in qualche modo per orientare quelle che sono le aspirazioni dei giovani, per in qualche modo anche aggiornare il sistema didattico tradizionale aprendolo all'esterno, al mondo del lavoro. E di conseguenza è anche saper conciliare quello che è il sapere con il saper fare, quindi riuscire a passare dalle nozioni alle competenze. Iniziative di questo genere servono a spronare anche i giovani per guardare al futuro e soprattutto per fare imprenditoria in Molise? Io ritengo di sì, io lo sperimento tutti i giorni in azienda e ritengo che aver cominciato ad attivare una sinergia tra quella che è l'istruzione, la formazione e le aziende e quindi rendere i ragazzi consapevoli di quelle che sono un po' le filiere del territorio, gli enti che erogano servizi alle aziende e ai cittadini, non può che essere positivo, perché contribuisce a tenerli legati anche alla concretezza, quindi non studiare solo la teoria ma sapere anche sul territorio chi fa cosa, le aziende di che cosa si occupano e entrare anche negli ambienti di lavoro per cominciare chiaramente in qualche modo a carpirne alcuni segreti e anche a orientare le loro scelte future di studio o di ingresso nel mondo lavorativo.